Dopo la bellissima vittoria di Latina che ha inaugurato alla grande il 2020 calcistico dell'Ostia Mare, i biancoviola si ripetono tra le mura amiche dell'Anco Marzio e conquistano un'altra vittoria fondamentale battendo per 1-0 il Muravera come nella gara di andata. Grande protagonista De Sousa ancora una volta dopo aver deciso la sfida del Francioni per 2-1. Si ripete con l'1-0 che manda al tappeto la compagine sarda di Mister Loi. Ma andiamo subito alle emozioni dell'incontro, partendo dal quarto minuto con l'Ostia Mare subito in attacco. Pompei arriva sulla palla e la sventaglia da sinistra a destra. Attenta il gran gol Lazzari, ma la palla finisce fuori. Al tredicesimo ancora Ostia Mare in attacco con un'iniziativa da parte di Tortolano, sempre da sinistra, la palla recapitata sulla testa di D'Astolfo che colpisce, sembra fatta, ma la sfera finisce di pochissimo al lato, alla destra della porta difesa da Floris. L'azione dell'Ostia Mare è insistita e al sedicesimo arriva un'altra chance, sempre con la sgroppata di Pompei. L'assist per Lazzari, che questa volta viene fermato alla grande da Floris in uscita Kamikaze. Il gol è nell'aria, arriva al minuto 23. Iniziativa da parte di Tortolano che va via in dribbling sulla tre quarti, poi si accentra e tenta la conclusione e diventa un assist per De Sousa. Bravissimo nell'anticipare il portiere del Muravera Floris e con un tocchetto a batterlo per l'1-0 che sarà il gol vittoria. Il Muravera prova a reagire, ma sono davvero poche le occasioni dalle parti di Giannini al 41esimo, però a pochi minuti dalla fine del primo tempo, pericolo dalle parti del portiere biancoviola con il colpo di testa da parte di Nurchi che sbatte in pieno sulla traversa, poi però l'azione sfuma per una posizione di offside ravvisata dai collaboratori del signor Pezzopane dell'Aquila. Si chiude dunque il primo tempo sul punteggio di 1-0 per l'Ostia Mare. All'ottavo minuto Muravera in avanti, punizione di Cadau, palla smanacciata da Giannini, Pompei la rilancia ma il pallone rimpallato da un giocatore sardo prende una traiettoria stranissima che sembra aver varcato la linea di fondo ma poi rientra in campo. Nurchi è il più veloce ad anticipare Giannini che poi cerca di acciuffare la palla, il giocatore cade, per l'arbitro Pezzopane è tutto regolare. Campato il pericolo, l'Ostia Mare si rituffa in attacco e prova a cercare il gol del KO con soprattutto Tortolano che da distanza considerevole tenta la conclusione, palla che sibila sul fondo, vicinissima al 7. Si prosegue con l'Ostia Mare sempre in attacco, l'occasione più importante arriva al minuto 26 con il cross bellissimo da parte di Lazzari, di testa Mastro Pietro, la palla finisce alta di pochissimo. Nel finale altre occasioni da parte dell'Ostia Mare con un batti e ribatti in aria al minuto 38, De Sousa cerca la conclusione ma viene anticipato da una selva di gambe e poi l'azione sfuma. Nel recupero, in pieno recupero, c'è l'ultima chance da parte dell'Ostia Mare con Renzetti che serve Mastro Pietro. Il tiro del giocatore biancoviola finisce alto. Si chiude qui dopo 5 minuti di recupero. L'Ostia Mare vince 1-0, conquista altri 3 punti e vola a 40, preparandosi al meglio per la trasferta di Arzachena.